Fabio, l'accordo extra sullo smart working che è stato siglato recentemente con i sindacati di categoria, come sappiamo, è uscito ancora prima di quello nazionale. Che cosa ha mosso l'azienda, dopo la lunga pandemia ad assumere deliberatamente e anticipatamente questo tipo di decisione? Sì, le linee principali su cui si è mossa l'azienda sono linee molto semplici perché l'azienda è stata convinta che promuovere un accordo di smart working avrebbe portato dei benefici ai lavoratori. Quindi questa è stata di fatto, come dire, le motivazioni che hanno spinto l'azienda ad accelerare anche in una chiusura di accordo di questo tipo, perché convinta che i benefici potessero essere almeno sotto due punti di vista. Il primo, quello della possibilità di bilanciare più facilmente vita privata e lavoro per tutti i dipendenti. Il secondo, perché questo accordo avrebbe portato il riconoscimento di una fiducia nei confronti del dipendente da parte dell'azienda e della direzione aziendale, nel dimostrare quindi, come dire, l'apprezzare il fatto anche di poter lavorare a distanza, di poter lavorare senza un controllo diretto e di poter riconoscere al dipendente anche dei livelli di autonomia. È chiaro che tutto questo è qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto nella fase pandemica. In quel momento lo smart working è servito principalmente a contenere la diffusione del virus, come anche corretto che sia stato, no? Per esigenze più sanitarie che industriali, c'era anche una necessità di dare una continuità produttiva al sistema industriale, ma l'emergenza principale era un'emergenza sanitaria. Queste sono state le motivazioni che hanno spinto all'applicazione e allo sviluppo dello smart working nel periodo del Covid. Ma se ci ricordiamo bene, l'introduzione dello smart working è precedente al Covid e di fatto è anche molto precedente perché si parla del 2017, di una legge che è nata nel maggio del 2017 e sulla quale ESTA si era già mossa perché a dicembre 2018 noi avevamo sottoscritto un accordo sindacale proprio per l'introduzione dello smart working in azienda. Quindi di fatto noi ci siamo mossi ritornando e riaffermando, convinti che fossero corrette, le motivazioni per cui era stato siglato l'accordo nel 2018. Per questo motivo l'abbiamo voluto risiglare con il sindacato, sia convinti che fosse importante confrontarsi con i sindacati di categoria su un aspetto così impattante per la vita aziendale, sia perché il sindacato stesso si era dimostrato sensibile. Nel dicembre del 2021 è stato firmato un protocollo nazionale tra tutte le parti sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proprio sul lavoro agile, quindi anche il sindacato si è dimostrato molto sensibile e molto attento a questa tematica. Quindi di fatto noi siamo tornati alle motivazioni e alle ragioni per cui avevamo siglato questo accordo nel 2018, che sono diverse da quelle del periodo del Covid, per le quali crediamo molto che siano importanti da portare in azienda e per questo motivo ci siamo svincolati dalle tempistiche della normativa nazionale che di fatto permettevano poi fino ad agosto di quest'anno, del 2022, di mantenere la fase emergenziale. Noi invece a giugno abbiamo siglato questo accordo. Parliamo di numeri. Quanti sono i dipendenti che hanno aderito all'accordo? E soprattutto, ecco, se ci puoi fare una disamina sulle adesioni in termini di genere, quindi donne, uomini, categorie lavorative, e anche rispetto ai numeri della pandemia e quelli di oggi. Allora, i numeri sono molto importanti, lo sono stati ovviamente nel periodo dell'emergenza Covid, ma lo sono anche ora. Nel periodo dell'emergenza Covid siamo arrivati a 509 contratti smart working, quindi un numero elevatissimo. Oggi siamo al numero un po' più basso, ma comunque sempre un numero importante, 425 attualmente. Tenendo conto di una popolazione complessiva che ha diritto per i tipi di mansioni che svolge a un contratto di smart working intorno ai 600 dipendenti,
sono 591 un numero preciso, quindi 425 è sempre un numero molto rilevante, siamo oltre il 70% dell'avente diritto, 72%, e quindi ci muoviamo secondo me in linea col periodo emergenziale, sempre, come dire, su numeri che dimostrano l'importanza e quanto possa essere stato significativo per la nostra azienda aver chiuso questo accordo. Questo vale sia per uomini che per donne. Di questi 425, circa la metà sono uomini, la metà un po' più donne, 52% donne, 221, e il 48% uomini. Possiamo dire che le donne sul totale della popolazione femminile che avrebbe diritto allo smart working, l'82% ha aderito a un contratto di smart working, a un accordo di smart working. Per gli uomini siamo al 64%, un numero un po' più basso. Però complessivamente direi che i numeri sono molto importanti, e anche se un po' ridotti rispetto al periodo emergenziale, mi sembrano ancora molto molto significativi. Questa pandemia ci ha quindi cambiati, è cambiato il lavoro, cambiano le priorità e anche le scale di valori. Quindi che cosa si può dire in un panorama anche prospettico per il futuro rispetto a quella che potrebbe affermarsi come una nuova cultura organizzativa? Sì, è una domanda importante, bella e non semplice da rispondere. Torno a quello detto un attimo fa, lo smart working è stato introdotto in Italia prima della pandemia, è stato introdotto con determinati fini, quello del bilanciamento della vita privata con il lavoro, quello anche di un aumento della competitività e anche, come dire, un aumento in termini di autonomia, responsabilizzazione dei lavoratori. Poi si è affermato però e si è sviluppato nel periodo della pandemia, dove si è affermato principalmente come lavoro da remoto, più come remote working, dicendola in inglese, che come smart working. Ma tutto sommato ha comunque raggiunto gli obiettivi per cui era stato introdotto, perché ci sono diverse indagini anche importanti, come quelle del Politecnico, in cui si dimostra che la maggior parte dei lavoratori è riuscita a svolgere o tutte le attività o gran parte delle attività da remoto nel periodo emergenziale, e che la maggior parte dei lavoratori si è dichiarata soddisfatta e ha apprezzato i vantaggi dello smart working, e che sarebbe disponibile a continuare questo regime di modalità di lavoro agile anche a regime, anche superato il periodo emergenziale. Quindi non va sottovalutato il fatto che sia remote working o lavoro a distanza, perché secondo me ha comunque raggiunto questi obiettivi e è riuscita ad affermare questa modalità di lavoro in Italia. Se pensiamo anche al caso di Estra, a marzo 2020 i contratti di smart working erano 17, quindi quanto anche la pandemia, no, ha impattato rispetto anche alle nostre scelte e comportamenti individuali. Oggi secondo me siamo qui, però siamo sostanzialmente a un remote working, siamo, per come la vedo io, a uno smart working che è principalmente un'iniziativa di bilanciamento vita privata lavoro, si usa sempre il termine work-life balance, però il bilanciamento vita privata lavoro è sostanzialmente oggi un'iniziativa di welfare aziendale, secondo me. Importante, meritevole, ma siamo a questo punto. Quello che c'è da fare credo sia iniziare a vedere lo smart working non come una pratica lavorativa, ma come parte vera e propria integrante della cultura aziendale. Questo non è un processo facile, per niente, io ci credo molto, significa rivedere il nostro modello organizzativo. Significa trovare nello smart working elementi in più rispetto a bilanciamento vita privata lavoro, che è importante, fondamentale, ma non è l'unico. Cioè lo smart working può portare una crescita d'autonomia, può portare anche con una responsabilizzazione maggiore, ma anche
come dire, anche un'affermazione maggiore, perché attraverso il raggiungimento dei risultati, secondo me, può anche portare a riconoscere meglio il nostro valore professionale, può anche portare un incremento di produttività, può sicuramente portare anche un miglioramento in termini di sostenibilità ambientale, banalmente il fatto che si diminuiscano, no? I trasporti, i trasferimenti fra l'azienda e le sedi private, ma tutto questo va calato in una realtà aziendale in cui ancora oggi c'è un approccio più a un controllo diretto, per esempio, che a un controllo dei risultati. E quindi io penso che serva una certa gradualità, intanto per capire bene quali sono le tipologie di lavoro a cui applicare in tutto o in parte questa modalità. Ci sono anche casi in cui il contatto diretto continua a essere essenziale, importante, quindi è bene che l'azienda capisca in maniera più chiara possibile a quali tipologie di lavoro, come applicare questa modalità. È bene anche conoscere gli eventuali effetti negativi di uno smart working, perché penso al lavoro in isolamento, che può anche portare dei riflessi negativi, ad esempio sullo stress. Penso serva un po' di formazione sia ai dipendenti che ai responsabili per capire quali sono i vantaggi che lo smart working può portare. E di fatto il percorso è quello che dicevo prima, cioè di passare da una pratica lavorativa a una parte integrante della cultura aziendale. Io ci credo molto, è un percorso che va fatto, penso, in maniera graduale, va fatto però, ovviamente, quindi i passi vanno fatti, e questo potrebbe portare veramente sia per l'azienda che per i lavoratori a trarre tutti i vantaggi che ci possono essere da una modalità di lavoro così interessante e così nuovo come questa dello smart working.